Prima di guardare il video, assicurati di lasciare un like e iscriverti se vuoi supportare il canale. Mangiamo sempre le stesse cose, non solo al ristorante preferito, ma anche a casa. Questa abitudine potrebbe essere non solo noiosa ma, addirittura, dannosa per la nostra salute. Anche per voi il menù fisso è la consuetudine? Mangiate sempre le stesse cose? E quali? Mantenere varia la nostra alimentazione è di fondamentale importanza per la salute del nostro organismo. Al di là del nostro stile alimentare, delle nostre passioni culinarie e dei nostri cibi preferiti. Ecco 5 validi motivi per cui dobbiamo iniziare ad avere una alimentazione varia. 1. Il nostro corpo ha bisogno, per funzionare correttamente, di più di 100 sostanze differenti al giorno, e nessun alimento le contiene tutte quante. L'unico modo per assumerle tutte è variare il tipo di alimenti giorno per giorno. 2. Tutti gli alimenti conterranno sempre, oltre alle sostanze che servono al nostro organismo, molecole o agenti potenzialmente tossici. Un'alimentazione varia ci consente di abbassare il rischio alimentare, ovvero ridurre i rischi di ingerire in modo ripetuto le sostanze estranee e dannose, presenti negli alimenti. 3. Nell'agosto del 2014, è stato pubblicato uno studio sulla comparsa di allergie alimentari e dieta. È stato notato che, un'ampia varietà di alimenti potrebbe essere correlata ad una migliore responsività del sistema immunitario, ed a livelli più alti degli anticorpi coinvolti nella risposta immunitaria. 4. In un'analisi pubblicata nel settembre del 2014, viene riportato un risultato interessante: l'assunzione variata di frutta e verdura potrebbe ridurre il rischio di sviluppare diabete di tipo 2 nella popolazione adulta. 5. Assumere ogni giorno alimenti diversi fa sì che i pasti siano più piacevoli, rispetto alla monotonia di piatti e colori. Questo è di particolare importanza nel caso di diete per l'educazione alimentare e la perdita di peso. Facci sapere se questi consigli ti hanno incuriosito. Non dimenticarti di lasciare un like e di condividere il video.